con l'auspicio di dare risposta a una serie di domande che potrebbero venire successivamente, e partirei proprio dalla situazione politica. Dunque è indubbio che c'è una situazione politica difficile, questo è noto a tutti. Quindi 2 anni e mezzo quasi di amministrazione caratterizzata comunque da problemi di natura politica, di assetto amministrativo. Ci sono state le dimissioni tempo fa, adesso qualcuno mi potrà chiedere perché questo rientro dalle dimissioni, che cosa è successo, perché questa giunta e tutto quello che ne consegue. Dunque il ritiro delle dimissioni è scaturito da un incontro che ho avuto con il Popolo delle Libertà e anche con altre forze politiche, e quindi dalla rassicurazione che ho avuto da queste forze politiche e dal Popolo delle Libertà in riferimento alla volontà di voler tracciare, rispetto a quelli che sono stati le turbulenze politiche dei precedenti 2 anni, un percorso nella seconda parte di amministrazione che fosse il più sereno possibile dal punto di vista politico. Quindi sulla scorta di questo impegno c'è stato così il ritiro delle dimissioni, finalizzato anche al fatto che c'erano almeno 2 adempimenti che rivestivano notevole importanza per l'amministrazione. Ovviamente dopo il ritiro delle dimissioni quello che io auspicavo fosse un percorso più semplice e che portasse rapidamente a una ricostruzione degli equilibri politici non è avvenuto. Ci sono state difficoltà e quindi, proprio per quello che dicevo, cioè per la necessità comunque di dover ricomporre una giunta e dover deliberare atti importanti, mi riferisco alla questione SAP, quindi al ritorno in Corte d'Appello e a un finanziamento importante dell'acquedotto pugliese riferito alla rete fognaria del centro storico, ho ricomposto una giunta sulla scorta di quelli che ritengo siano dei valori fondanti e che avevo anche evidenziato alle forze politiche. I consiglieri che si sono dimessi, che quindi sono stati eletti, che hanno avuto il gradimento da parte della città, che quindi avevano rinunciato alla carica di consigliere per ricoprire quella di assessori, a mio parere sono degni di rispetto, e nel momento in cui quindi non ci siano stati problemi di natura personale o politica con questi ex consiglieri, per una ragione squisitamente etica, soprattutto etica, ritengo che gli stessi debbano continuare a ricoprire un ruolo all'interno dell'amministrazione, che è quello nel caso specifico di assessori. Il fatto che la maggior parte delle deleghe, o molte deleghe, siano rimaste di mia competenza, ovviamente, come facilmente intuibile, chiarisce che ci sono molte cose ancora da mettere in chiaro, ci sono delle deleghe da attribuire, e ovviamente questo processo, che deve essere il più rapido possibile, non può non passare attraverso un confronto tra le forze politiche e in qualche caso anche all'interno di alcune forze politiche. Mi riferisco soprattutto al Popolo delle Libertà, che ha avuto la nomina di un coordinatore, il quale si è dimesso. Il 2 e il 3 di gennaio, comunque nella settimana prossima, il coordinatore regionale e quello provinciale nomineranno un commissario di partito, fino a quando non si giungerà al congresso. E quindi sarà ovviamente questo commissario, questo coordinatore, che dovrà riportare, laddove ci riuscirà, serenità e equilibrio all'interno del partito, e poi discutere con le altre forze politiche per trovare, laddove è possibile, un assetto stabile per i prossimi 2 anni. Ovviamente si è parlato, in questi giorni ci sono state delle posizioni critiche, alcune anche in Consiglio Comunale, mi riferisco al FLI, ci sono delle posizioni di richiesta di allargamento all'UDC da parte di alcune forze politiche, alcune componenti del Popolo della Libertà, d'altra parte si registra invece una chiusura verso questa ipotesi,
è ovvio che sono tutte quante questioni oggetto di confronto politico che può interessare in parte il sindaco, ma che deve interessare principalmente le segreterie politiche. Se un partito, se più partiti purtroppo hanno problemi di strutturazione sul territorio e quindi di organizzazione partitica, è chiaro che questo è un problema che va affrontato rapidamente per essere portato a conclusione. Ovviamente questo significa, adesso lo dico, che io ho la disponibilità di andare avanti in questo progetto amministrativo, ho avuto un consenso molto ampio, a prescindere da quelli che sono i valori oggi del consenso, che può anche essere calato notevolmente, credo di avere il dovere di dare conto a chi mi ha eletto e di portare avanti con tutti gli sforzi possibili l'azione amministrativa, laddove questo dovesse essere possibile. Per cui rispetto, diciamo, a quello che è successo nel recente passato, cioè le mie dimissioni, io andrò avanti e nel momento in cui le condizioni politiche non ci dovessero essere, dovranno essere da oggi in poi gli altri a metterle in evidenza e quindi a sfiduciare e mandare a casa questa amministrazione laddove lo ritenessero opportuno, motivando e giustificando anche quali sono le motivazioni per cui un'amministrazione come questa deve andare a casa, posto che di solito le amministrazioni cadono nel momento in cui c'è una forte fibrillazione riferita soprattutto a questioni amministrative prima che di natura politica. Quindi da parte mia tutto lo sforzo a ricercare un equilibrio politico, però anche la ferma e chiara convinzione ad andare avanti fin quanto i consiglieri comunali, che sono poi i detentori, diciamo così, di questa decisione, lo permetteranno. L'equilibrio politico che si può ritrovare, si deve ritrovare, mi auspico, quindi da questo punto di vista, ai componenti del Consiglio Comunale, alle forze politiche, l'augurio che io faccio per il prossimo anno è quello di ritrovare quel senso di responsabilità legato al mandato che ognuno di loro ha avuto per rappresentare questa città. Purtroppo queste questioni politiche, questa crisi politica continua, che poi ha avuto fasi più o meno acute in questi due anni, e anche le questioni giudiziarie che si sono avute nell'anno passato, hanno secondo me messo da parte diciamo quanto di buono l'amministrazione ha fatto, e io in questo lo voglio